Buonasera amici di Toscana TV, buonasera amici di A Tutto Gol, il momento per seguire come sempre la Fiorentina quando va in campo dal campionato alla Coppa Italia. E stasera siamo negli ultimi 5 minuti della semifinale di ritorno a Torino tra Juventus e Fiorentina e la squadra di Allegri avanti 1-0 con il gol di Bernardeschi nel primo tempo, secondo tempo dove i Viola hanno provato a rincorrere la rete che rianimasse il match, finora senza riuscirci, fase della partita in cui adesso è la squadra bianconera, seppur molto a trazione posteriore, a però avere in mano le redini della partita. Mancano 5 minuti più eventuale recupero, poi apriremo come sempre la nostra ampia pagina di commento dalle pagelle a tutte le altre valutazioni del dopogara che faremo come sempre quando i Viola sono in campo con Stefano Cecchi. Ciao Stefano, buonasera. Buonasera a tutti. E ben ritrovato come sempre il nostro Roberto Galbiati. Ciao Roberto, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Li abbiamo divisi per sicurezza perché insomma era una partita speciale e l'atmosfera era elettrica, non volevamo che la situazione si comincia, si comincia. Cecchi e Galbiati, anche nel periodo non collegato, vi assicuriamo che non sono mancate le smanacciate sul tavolo. La più grossa quando è arrivata, Stefano? C'è un momento di rimpianto di questa partita, anche se chiaramente ne mancano ancora 5 alla fine. Secondo me quando ha letto la formazione. Ecco, poi ci arriveremo. No, su quel colpo di Torreira respinto da Cabral. Quindi dopo 3 minuti in ogni caso. 3 minuti, sì. Ma lo sai che Cabral deve giocare con noi, non con loro, no? Guardi, il tuo uomo, deve giocare con noi, non con gli altri. Cabral stasera è stato insieme a Quarta e a Igor migliore in campo. Ecco, ce lo faccia dire. E segniamola subito, prima poi di sentire le pagelle della nostra redazione. Dicevi della formazione, perché il grande rimpianto, secondo te invece Roberto, è negli uomini, nell'assetto, nell'approccio? La formazione di oggi mi ha lasciato un po' stupito, perché, diciamoci la verità, c'era la Castrovilli che mancava, quella era importante. A chi magari non ha seguito dall'inizio, sostanzialmente non ha rischiato nessuno degli acciaccati, cioè Odriozola e Bonaventura. Era comunque un 4-3-3 con sia Saponara che Iconé, con Iconé versione mezzala per intendersi, Saponara sulla linea del tridente, e poi c'era stato un problema fisico nell'immediato pregara di Milenkovic e quello, un cambio uomo su uomo con l'ingresso di Martin Quarta. Poi si può dire che Martin Quarta, come è andato bene, sì, ha giocato bene, però io sinceramente la formazione che ha fatto oggi mi lascia un po' esterrefatto, perché io credo che far giocare Iconé in quella posizione lì è come perderlo, poi come è stato, perché diciamoci la verità, nel primo tempo quasi abbiamo giocato in 10, perché Iconé è irriconoscibile in quella posizione. Poi è vero che l'italiano ci vuole stupire, ecco. Oggi ci ha stupito, però secondo il mio parere in negativo, perché giocare con Iconé e avere due centrocampisti in panchina... Ci ha messo troppo del suo? No, io credo che abbia voluto fare un po' troppo... Il fenomeno è un parolone, però ha voluto stupire un po' troppo, ecco, secondo il mio parere. E sinceramente oggi forse non ce l'avremmo fatta neanche a vincere, perché io credo che oggi il nostro amico Acciuga gliel'abbia un po' incartata ad Allegri, all'italiano. E alla Fiorentina. E di quella formazione secondo te quanto se ne parlerà, Stefano? È davvero quello, diciamo, la ferita originale di questa sera? Se conosco Firenze, fra un quarto d'ora si scatena. Ah, scusate, aggiungiamo, Dragoschi titolare in tutto questo, sì. Portiere non come Terracciano di solito, anche se aveva già giocato nelle altre gare di Coppa Italia. E che percentuale mettete nelle responsabilità del gol subito tra Dragoschi e Biraghi, Roberto? 65, quasi 70 Dragoschi, 30 anche Biraghi. Però. Stefano? 55 Dragoschi, 45 Biraghi. Che in Serie A non esiste. Quel disimpegno lì. Non esiste. Però sai, è vero, deve stare attento un difensore, però sai, portiere non la prende, lui rimane un po' stupito, però un pochino più d'attenzione deve averla, ecco. Quella palla morbida, ha detto Bernardeschi. No, più che altro di solito i difensori in quelle case lì non dovrebbero mai respingere, soprattutto verso il centro dell'area. La lasci o la schizzi fuori. Ma la lasci correre, la palla va fuori, Non c'era nessuno. Sì. Io capisco, probabilmente mi ha sorpreso anche lui, però è un difensore di Serie A. Dunque, mentre venivo sentivo la radio, no? Tu parli di Dragoschi. È vero. La Juve ha la dimostrazione che c'ha un portiere in seconda che è affidabile. Ha fatto una grande parata. Mentre qui abbiamo avuto il portiere in seconda che è diventato prima ed è affidabile.
quello che era prima dietro in seconda, che non è più affidabile. Attenzione Fiorentina in area di rigore, prova un ultimo assalto, destro da fuori di Amrabat, pallone messo a terra da Perin. A proposito di portiere affidabile, visto che già era stata una bella parata quella del portiere appunto di riserva della Juventus, tra l'altro per quello che ruota intorno alla Fiorentina, l'altro dato da tenere di conto che purtroppo erediteremo dalla serata di stasera è capire come sta Torreira, che è dovuto uscire dopo fatto male primo da solo, tempo, esatto, per un contrasto in cui poi ha avuto la peggio da solo, un problema alla schiena, ovviamente il giocatore che non scopriamo oggi è di poco centrale in questa squadra. Oltretutto domenica con Fiorentina Salernitana, una squadra ulteriormente rianimata oggi pomeriggio dalla vittoria 1-0 in extremis sull'Udinese, che tiene viva ancora la fiammella della salvezza anche per la squadra di Nicola. Se è collegata alle ultime, perché adesso ha gli stessi seconda punti, seconda vittoria di fila, nel ancora con una partita meno. In meno sì, col Venezia, quindi sarebbe tra l'altro un altro scontro diretto a disposizione della formazione campana. Ma insomma, quello che ci interessa ovviamente è quello che ruota intorno alla Fiorentina, che prova adesso dal binario di sinistra con il sinistro di Nico Gonzalez, ancora respinto da Perin nel finale. Fiorentina che ha provato almeno a mettere dentro il gol che mettesse un po' di panico alla Juventus, che ora sul ribaltamento di affronte si affida a Cuadrado, poi Dybala a portare un po' a spasso il pallone. Ovviamente Juve che adesso gioca soprattutto col cronometro, non affonda quarta neanche migliore in campo sul quarta migliore in campo, migliore in campo, quarta ancora, visto ha bloccato bella Cuadrado. Chiusura su Dybala e Cuadrado, sì. E ci sono più rimpianti della gara d'andata o quella di ritorno, Stefano? È andata stasera, no, ma ragazzi poi ne parleremo con calma, ma io so già che dovrò difendere l'italiano dagli assalti di Calviati. E la Fiorentina stasera ha fatto una partita dimezzata. Dimezzata. Ha avuto il centrocampo dimezzato, cioè noi dimentichiamo. Vabbè, ma scusa, ma l'ha avuto. Perché ha fatto una scelta per avere il centrocampo dimezzato. Tu hai perso Castroville, hai perso Bonaventura e poi hai perso Torreira, appunto. Per sfortuna, per infortuna. Ma inizialmente non tu ce l'avevi. Tu inizialmente potevi scegliere di far giocare, ma lei invece che con è? O Amaravà. Giavi un tre mezzo, cioè Amrabat, Duncan e Torreira, che c'entra davanti, no? Poi noi dopo siamo sempre bravi a cercare il suo detto. Hai perso, quindi. Se tu mi avevi sentito. Io credo invece bisogna apprezzare il coraggio di un allenatore che ha provato con un'intuizione. Con l'idea, non vai avanti da nessuna parte. Con l'idea che non è andata bene, a scardinare quella che era una partita che sapevamo chiusa. La Juventus ci ha aspettato per 70 minuti. E lei ha fatto bene. Cioè sì, ha fatto, sapevamo chiusa, però. Ha fatto il suo. Cioè, allora, sapendo che è così, hai provato a mettere a centrocampo un uomo che. Uomo contro uomo allo scatto. Posso gli è mancato anche questo. Allora devi cambiare modo. Giochi con due centrocampisti e quattro punte. Una mezza punta è una squadra che ha, questa è una squadra che ha in testa un percorso di capito. Allora no, Dio, ma l'ha indovinata italiano? No, non l'ha indovinata. Però è anche vero che ha tentato con un'idea, con un'intuizione di sanare un gap tecnico. Questa è stata un'intuizione per la Juve oggi. No, però Stefano, cioè, la sensazione di l'occasione che avevi con questa Juve così dimessa, così diciamo non inarrestabile, con la Fiorentina così col vento in poppa. Ma la Juventus così dimessa è sempre una squadra a tre categorie sulla Fiorentina. Capito? La Fiorentina oggi, insisto, leggi la formazione. Se la Fiorentina vince tu recupero, oggi ci giocato, sono tre punti con, tu tra tu oggi hai giocato. Lascia stare se la Fiorentina vince il recupero, ci sono tre punti di rivale tra queste squadre. Sì. Mi legga il Monte Ingaggi. Ah, beh, come c'è vita? Allora si chiama il campo di Monte Ingaggi. Ma scusami, posso dire te, ma se la Fiorentina. Monte Ingaggi è un parametro irrilevante. Ma scusa, ovviamente non è. Ma se la Fiorentina è stata indicata come la squadra più in forma del campionato, allora scusami, il Monte Ingaggi del Napoli contro quello della Fiorentina, allora perché ha vinto la Fiorentina? Doveva vincere il Napoli. Perché sono stati più bravi. E allora. Perché la Fiorentina quest'anno è stata più brava di tante squadre. E allora dopo deve essere più brava anche della Juve. Perché la Juve non sta passando un bel momento. Va bene, la prossima volta crocifiggiamo italiano. Ha sbagliato tutto. Ci vuole un po' di misura nelle cose. Ma possibile che questa città non abbia mai misura? La Fiorentina andava a giocare una partita quasi impossibile a Torino, perché la Juventus è più ricca. Posso dirtelo? Ma secondo me l'allenatore, quando bisogna criticarlo, bisogna criticarlo. Quando bisogna c'è un modo anche io lo sto criticando, no, ma c'è un modo, lei distrugge tutto. Sì, ma non perché italiano stasera, poi la facciamo finita partita e poi discutiamo. Vabbè, ormai manca 90 secondi, effettivamente non segnerà due gol. Poi se facciamo due gol in 90 secondi, perché no? No, per carità, non è mai successo? No, no, certo, però in questo momento può solo a Torino Juve, può succedere una roba del genere. Ecco, possesso Juve che allarga il pallone a destra verso Cuadrado, ovviamente non ha grande interesse la Juventus ad accelerare, comunque Cuadrado si permette un altro dribbling in aria, mette dentro per Zaccaria. Ecco, volevi
La parola fine su questo match è arrivato con neanche 90, 60 secondi di anticipo, con Danilo che trova l'ultima deviazione. Questo è davvero il titolo di coda del match, purtroppo. Juve batte Fiorentina 90, al 94esimo su 95, 2-0. Danilo, questo giocatore simbolo, secondo me, tra l'altro, Roberto, di questa dimensione che dicevamo molto modesta, attuale della Juve, per questo a me rimane la sensazione dell'occasione persa, perché avevi tutta una serie di componenti c'era anche da fare un paragone, cioè, come ho detto prima, la Fiorentina era considerata quella squadra che in questo momento qui era più in forma di tutti. Sì, sì. Anche per i punti che aveva fatto, per le prestazioni che aveva fatto. La Juve, diciamoci la verità, non è che sta in un buon momento, anche per i vari infortuni che hanno avuto, che hanno. Veniva dal pareggio con Bologna. Veniva un pareggio col Bologna al 95esimo. Insomma. Perciò, insomma, io credo che la possibilità c'era, però sinceramente ce la siamo tolta, secondo il mio parere. Non ha giocato neanche dall'inizio, però è incredibile come Cuadrado, Stefano, lasci sempre il segno nelle partite contro la Fiorentina, per quanto ovviamente sia un giocatore di grandissimo valore, però anche qui spiccioli di partita, assist decisivo per Danilo dopo... Stiamo parlando di un campione, cioè Cuadrado è un piccolo campione. La rosa della Juventus probabilmente una delle gemme più scintillanti. Per la Juventus, insisto, è inspiegabile perché sia in quella posizione classifica se tu sfogli... Avete visto gli ingressi della Juventus? È entrato il Cuadrado, Dybala, Chiellini... Danilo, ma di che parliamo? Allora, dopo 95 minuti, Juve batte Fiorentina 2-0, Bernardeschi e Cuadrado, beffa nella beffa, altri due ex viola che segnano alla formazione gigliata. Juventus in finale di Coppa Italia, mercoledì 11 maggio a Roma contro l'Inter, che ieri ha vinto 3-0 col Milan. Prego Stefano. Stavo dicendo, io credo ci voglia un senso di misura, perché è chiaro perché speravamo stasera di fare l'impresa, perché la Fiorentina sta facendo un campionato di grande gioco, è bravissima in campionato, ma oggi tra Fiorentina e Juventus esiste una cifra tecnica di differenza e andare a Torino a vincere sarebbe stata un'impresa. In più, che è successo? Sono frenate alcune certezze, perché improvvisamente c'è frenato tutto il centrocampo della gara più importante. Noi affrontiamo la Juventus in una sfida impossibile con un terzino di riserva, uno stopper di riserva, tre centrocampisti di riserva. Due su tre in partenza? Sì, poi si fa male anche Torreira, soprattutto Torreira colpito, che ha giocato meno mato. Allora, questa squadra, nonostante ciò, è stata in partita fino all'87esimo. Vogliamo dire bravo all'allenatore? No. Che ha tentato anche stasera l'impossibile. Ha tentato con una mossa di spiazzare un qualcosa che era più forte della Fiorentina. Vabbè. La scelta di fare con Eke, poi come state con Eke? Male, non ha funzionato. Quindi ha sbagliato scelta, sì, ma dobbiamo dare atto del coraggio di inventarsi qualcosa per non cascare mai nella banalità. La banalità era giocare con tre centrocampisti centrali e sì, subire, però, e la Juventus che il gol c'era da segnare un gol per andare supplementare, non è che ma siccome sapevamo che la Juventus ti aspettava e ti ha aspettato, la scelta di Conera era quella di dire lì in mezzo al campo metto uno e salta uomo e si inserisce, c'era un'idea, certo. C'era il tentativo di correggere la debolezza, ecco. Un'idea per perdere. Ma che per perdere? Poi non ha funzionato, non ha funzionato, certo non ha funzionato. Dire, scusa, ma tu mi vieni a dire di certezze, no? Io dico, in una partita così importante, tu togli delle certezze a questa squadra qui, perché tu fai giocare un giocatore fuori ruolo, va bene, e tu hai in panchina due centrocampisti. Chi faceva giocare lei? Io. Mi dica la sua formazione, la dica. Vai. Io, come l'ho detto anche martedì a una radio concorrente della tua. No, vabbè. Problema. Ho detto, secondo me la fra giocato Amrabat, sì? Con Torreira e Dacca. Era una certezza che sicuramente al posto di Castrovilli. Noi al 90esimo abbiamo costando Torreira posto abbiamo di sempre Castrovilli. Ragione perché dopo 1-0 ma tu devi dare delle certezze. Ma se io dicevo non puoi fatto giocare Malè, no, Arrabatte e Pinco Palla avevo ragione, certo, ma siccome non hanno giocato lei non sa quel centrocampo come funzionava. Ho capito, ma posso dire che... ha provato, secondo me, a tamponare. Scusa, ma in una partita così importante, come quella di oggi... Ma devi rischiare... Partivi da 1-0... Esatto, però appunto colpisce questo, cioè che... Sì, partivi da 1-0, appunto, che non è che c'era da fare 50 reti. Due dovevi farne. Ma dovevi farne a una squadra che gioca... Una per andare a supplementare, intanto. Dovevi farne due e vincere. Vabbè, sì, comunque, diciamo puoi fare una e vincere. Hai provato a rompere le carte, a rompere l'incantesimo con una scelta azzardata. Non ha pagato. Hai rotto tutto. Però è anche vero. È anche vero che stasera, poi mi fermo, hanno giocato male meglio. Alcuni giocatori che sembravano una forza.
il Gonzalez stasera non è il Gonzalez che conoscevamo. Ma chi te l'ha detto che magari il Gonzalez di oggi in questo modo sempre ragione. Può darsi che magari non ragazzi abbia... non buttiamo via, ma non ho detto non buttiamo via con l'acqua sporca, ma non si un asilo via. Che sta nascendo, però ci si fa delle perché domande. Io conosco Firenze, io ho il terrore e stasera parte il processo italiano e sarebbe secondo me un farsi del male a gratis. Non avere il terrore, e sarà così perché ovviamente con questo discorso della formazione quello che in parte ha detto Roberto sarà sicuramente così. Fatemi salutare Giancarlo Carmagnini, arbitro dal Cuore Viola. Ciao Giancarlo, buonasera. Ciao Andrea, buonasera a Stefano, Roberto e tutti gli amici in ascolto. Come sempre con te diamo rapidamente un'occhiata all'operato arbitrale. Con la Juventus di solito è una partita nella partita, quello che fa l'arbitro, valutazione tua di come è andato Doveri e direi degli quanto possiamo dire due episodi, l'intervento diciamo di Cabral sulla linea che crea il fuorigioco e l'annullamento del gol, sono i due momenti chiave dal punto di vista arbitrale. Fallo prima sul portiere. Allora, avevo indovinato là. Giusto, vero, vero, ricordiamolo che la designazione di Rocchi trattino Carmagnini è la stessa. Vai. Direi molto bene Doveri perché era l'arbitro per questa partita. Farei solo un appunto: nel primo tempo secondo me andava ammonito Bonucci perché ha fatto due falli uno dietro l'altro, il primo a metà campo e il secondo quando ha fermato Saponara. Bonucci non lo ammoniscono mai, Giancarlo. Poteva come Roby? Ho detto Bonucci non lo ammoniscono mai, dovresti saperlo ormai, no? Gode dell'immunità. Però quando fai il fallo su Saponara, secondo me, un po' per l'intervento ravvicinato perché aveva fatto fallo un minuto prima, un po' perché interrompe un'azione importante, secondo me Bonucci andava ammonito. Però insomma, non è così. Certo, era un centrale ammonito nel primo tempo, però sui due episodi quello di Cabral è veramente sfortuna nera perché lui basta che non tocchi il pallone, esatto. È gol. Se salta, se salta non c'è fuorigioco che tenga perché è alle spalle del portiere. Sì, no, era colpito, non dà noia a nessuno, lui basta che non tocchi il pallone. E dopo 4 minuti eravamo 1-1 pari. E il fuorigioco di pochissimo però... era il fuorigioco, certo. Come si dice oggi, geografico, sì. Quindi come quello di ieri sera in Inter Milan. Poi per il resto direi molto bene, Doveri mi piace, è un arbitro che ha personalità, ha dato 2 o 3 vantaggi direi veramente di classe perché insomma si vede che c'ha esperienza e i giocatori lo rispettano, quindi ce ne vorrebbe un po' di più. Non era facile arbitrare questa partita dopo quello che è successo ieri, tra l'altro, anche solo come clima, anche se chiaramente le squadre erano diverse. Abbiamo vinto nettamente. Con la Fedono, però l'episodio ovviamente del gol del Milan. Prego Giancarlo. I giocatori lo rispettano. Quando un giocatore rispetta, ti perdona anche qualche piccolo errore che magari fa in strada. Chiarissimo, Giancarlo, grazie. Deve avere carisma e rispetto dei giocatori, tutto qua. Grazie come sempre, che dire, bene se continuiamo per ora, almeno dal punto di vista arbitrale, ad avere per ora pagelle impeccabili, ecco, degli ultimi operati dei direttori di gara, non ci sono grandi episodi da vivisezionare. Bene, Cancellero, secondo me verrà un altro arbitro importante, perché tutte e due le squadre si giocano qualcosa di importante. Vai, faccio un'altra previsione. Come? Faccio un'altra previsione e ti salutiamo, quindi sarà l'arbitro? Ora così è un po' difficile. Okay, penso, ti faccio un WhatsApp. Bravo, ci mandi un messaggio. Chiama Rocchi, diciamo, domani poi te lo dice. Rocchi era a vedere Salernitano Udinese, quindi in ogni caso lo troviamo sulla strada del ritorno. Grazie mille Giancarlo, come sempre un abbraccio e a presto, ti ritroviamo qua su Toscana TV. Ciao. Buona serata Giancarlo Carmagnini, quindi non c'è sicuramente nulla, avete sentito dal nostro osservatorio doc su quello che è successo. Ma a livello arbitrale. C'è o è fuori? No, c'è chi si sta riprendendo e mi sembra che siete le due facce della medaglia di come vivere questa serata. Ci hai messo apposta così oggi. Ci abbiamo comunque provato. C'è apposta. Il sottotitolo. Volevamo stare vicini. Vogliamo aggiornare dei sottopancia, come si vuol dire. Ci abbiamo comunque provato da scrivere sotto il volto di Stefano e... così non va bene, oppure l'abbiamo sprecata. Che titolo ti vuoi dare, Roberto, come portavoce dell'altra lettura del match? Non l'abbiamo azzeccata. Non l'abbiamo azzeccata, che non è poco. Ecco. No, soprattutto perché, come dicevi, oltre che il sentore intorno a questa Juventus rispetto alla Fiorentina, l'altro dato, abbiamo detto della formazione,
Mi è sembrato che nel primo tempo ci sia anche voluto molto, perché ha tolto i primi 10 minuti, che la Fiorentina ha cominciato meglio, poi tutta quella fase centrale della prima frazione in cui invece hai ballato parecchio. Sì, parecchio, anche perché la Juve ha avuto due palle gol pulite con Morata e con Vlahovic. Questa profondità sì, data a Vlahovic ci ha messo parecchio in difficoltà, e perciò credo che fin dopo gli ultimi 5 minuti, dove abbiamo rimesso noi a giocare, però credo che la Juve abbia meritato sicuramente il vantaggio. Almeno 2 round su 3 sei sopravvissuto al ritorno di Vlahovic, si può dire questo, Stefano? Ma Vlahovic stasera che ha fatto? Cioè, ora, per carità, è un grandissimo giocatore. Stasera Cabral gioca meglio di Vlahovic? Stasera Cabral, poi che è più forte Cabral di Vlahovic? No. Ma stasera, la Fiorentina stasera ha sbagliato purtroppo la partita di alcuni giocatori che sembravano dei cardini, no? Icone, Gonzalez, sono mancati. Beh, posso dire, poi Icone non puoi dire che ha sbagliato la partita. Icone è stato posto a sbagliare la partita, punto. Io sono dell'idea che quando non azzecchi un passaggio, cioè, ma non è che azzecchi il passaggio, lui non poteva giocare lì, dai. È stato completamente fuori partita. Non è che se te giochi 5 metri più dentro il campo devi sbagliare il passaggio. Non è mai giocato a pallone. Si vede. Vabbè, questo, no, a parte non è vero, abbiamo sentuto che lei invece ha giocato a pallone, gli è rimasto qualcosa dentro, no, di irrisolto. Perché non è possibile. Io capisco la critica. No, mi ribello, la critica è crudele. Mi ribello sempre. È crudele. Io posso dirti quello che penso. Vai. Secondo me alcuni giocatori hanno dei ruoli ben definiti. Se tu gli vuoi inventare un certo tipo di ruolo, non glielo puoi inventare da un momento all'altro. Lo devi preparare. Allora Icone non lo puoi preparare. Non mi rendete il calcio più scientifico, però, di quello che è. Certo, hai ragione. Perché come italiano ci ha messo un mese per farlo giocare. Non c'è dubbio che qualcosa in quel ruolo non funziona. Ma io non ha giocato male a prescindere. No. Perché le poche volte che ha trovato palla l'ha sbagliata. Ma se tu lo fai giocare in un ruolo che non è il tuo, che non è in difficoltà, è portato a giocare male o no? Le sue caratteristiche gliele stronchi? Non c'è dubbio, ma quando sbaglia significa che non sei in serata. Altri giocatori, secondo me, la Fiorentina, io insisto, noi partiamo da un assunto che, a sentire Calviati e altri, sembra che Juventus e Fiorentina fossero alla pari, avessero pari chance. Ma secondo me stavolta sì, Ma come stavolta sì? Cioè, se te andavi a Torino e dell'andata partivano alla pari. Oggi con 1-0 dell'andata partivano. Io dico, per come stanno giocando in campionato, dalle prestazioni di una e l'altra, secondo me, anche se eravamo in svantaggio di risultato, anche se noi avevamo qualche problema, loro ne avevano di più di formazione, però le prestazioni viste in parallelo ci portavano a essere pressappoco uguali e poterci da giocare alla pari. Questo è il modo di farsi male. Questo è il modo di buttare via il buono della Fiorentina fatto fino adesso. Ma come? Ti sto perché dicendo la Fiorentina che attraverso la bravura, attraverso il gioco, riconosce un merito. Ho capito, ma stasera io insisto, la Fiorentina, alcuni giocatori sono fondamentali, uno su tutti. Vabbè. Si chiama Torreira. Stasera Torreira è durato un tempo. Ma neanche dopo la botta non era più lui. Torreira è l'uomo intorno al quale si incardina la manovra, eppure si è rimasto in gara per 80 minuti e noi ci dimentichiamo le scelte, Italiano, Icone. Noi eravamo sotto per un errore di portiere, non perché la Juventus ci ha messo le corde. Se Dragoschi prende quella palla, forse raccontavamo un'altra partita e forse non lo contestavate, Italiano. La Fiorentina ha perso lo 0-0, davi fuori uguale, Posso dirti la testa era un'altra, l'assalto finale era un altro. Allora, se Dragoschi aspetta, un minuto solo. Secondo, se Dragoschi faceva la parata, si poteva essere. Ora, se Icone giocava nel suolo, poteva giocare meglio, potevamo vincere. È la stessa cosa. Segna nonna, per la ruota era un carretto. Io gli do un fatto. Noi perdiamo solo del portiere, lei mi fa mille se. In questo modo ha sempre ragione. Guarda, il dato di fatto è che la Fiorentina perde su un errore individuale. Mi do il tempo di rivedere, infatti, gli episodi chiave della partita, compreso il gol della Juventus. E dopo la pausa ci ritroviamo con le pagelle, con la nostra redazione, con un altro grande ospite a commento di quello che è successo. Juve batte Fiorentina 2-0, semifinale di Coppa Italia. Passano i bianconeri, torniamo subito. Thank you.
Grazie alla nostra competenza tecnica, mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per supportarvi ed assistervi durante il percorso volto ad accedere al cosiddetto superbonus con detrazione del 110%. Dagli impianti elettrici agli speciali, dall'efficientamento energetico passando per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e wallbox, CEC System è in grado di fornire il giusto supporto per ogni esigenza di privati, imprese e condomini. Contattateci per informazioni. Format nasce nel 1986. Dalla trentennale esperienza tecnica e commerciale svolge il commercio, la consulenza e l'assistenza agli impianti di panificazione, pasticceria e gelateria. Nella nuova sede di 2000 metri quadri a Serravalle Pistoiese, vasto assortimento di attrezzature usate, revisionate e garantite. Sala permanente per dimostrazioni periodiche di panificazione con la consulenza di esperti di vari settori. Santi Diva Sport, sotto i portici Gambrinus a Montecatini Terme. Le maglie ufficiali, sciarpe, palloni, borse, linee a scuola, portachiavi e tantissimi altri gadget ufficiali. Lo sport unisce, anche se ognuno ha la sua passione per la squadra del cuore. Venite a trovarci, parleremo di sport e diventeremo amici. Santi Diva Sport, al centro delle vostre passioni. Macelleria Filippo Carni offre la qualità che stai cercando. Dalla ricercatezza nel gusto per le lavorazioni pronto cuoci, ai tagli classici intramontabili. Puoi trovare anche il nuovo metodo di stagionatura delle bistecche con la tecnica dry aged. Tipologie provenienti da più zone dell'Europa per un'esperienza unica dal gusto indimenticabile. Siamo lieti di aspettarti in Via del Castagno, a Prato. Da Giorgini puoi trovare molti servizi, fra cui autofficina, gommista, centro revisione auto e moto, carrozzeria con auto di cortesia, gestioni pratiche, noleggio auto e furgoni a 9 posti, impianti e revisioni di bombole metano e GPL. Tutto fatto con la massima professionalità e dedizione al nostro lavoro. Giorgini, Viale Europa 95E, Casalguidi, Pistoia. Eccoci di nuovo insieme, pronti per aprire l'ampio dopo partita di Juventus-Fiorentina 2-0, purtroppo Viola fuori dalla Coppa Italia con i gol di Bernardeschi e di Danilo con un assist decisivo di Cuadrado, come dicevamo, insomma anche con questa ulteriore ferita classica degli ex Viola che rispondono presente. Bernardeschi neanche in doppia cifra negli ultimi 3 anni di Juventus, ma in entrambi i casi 2 gol alla Fiorentina. Stefano Cecchi, Roberto Galbiati nei nostri studi per commentare il match. Come promesso, tra poco apriamo l'ampio capitolo delle pagelle. Prima fatemi salutare con grande piacere un altro fine conoscitore del mondo viola, del nostro calcio, Moreno Roggi. Ciao Moreno, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. In che stato d'animo? Perché qui abbiamo una profonda spaccatura su come leggere questa sconfitta. Fammi ascoltare gli altri, poi te lo dico. Ah, no, ti anticipo già, perché un po' ce l'hanno già detto Roberto e Stefano. Ma io non ho sentito. Ok, ma sostanzialmente... Sono molto rammaricato, perché la squadra ha giocato praticamente alla pari, e se entra il gol di Torreira, che era valido, respinto da Cabral, cambia tutta la partita con le situazioni particolari, perché... Il gioco, noi siamo stati alla pari con la Juventus. Ma e sul discorso formazione, questi rischi presi sul portiere, sui Koné, come la pensi? Come la penso? Quando perdi ogni scelta è criticabile, e quando vinci va bene. È stato un po' di sfortuna di Dragoschi, che è uscito a vuoto, ma è anche vero che ha avuto sfortuna Biraghi, che se lascia passare la palla... va sul fondo, diciamo, quindi non si può additare
al fatto che c'era Dragoschi che poi ha fatto anche delle belle parate, perché su Vlahovic, che lo conosceva, è rimasto in piedi e lo scavetto a Vlahovic non è andato bene, quindi l'ha parato. Cioè, voglio dire, io non sacrificherei, non sono io per la critica ad oltranza, io sono per vedere chiaramente con grande rammarico una squadra che ha giocato bene, ha giocato alla pari, con un grande arbitro peraltro, perché con la Juventus non è neanche facile aspettarsi. Esatto, l'abbiamo detto, è una notizia. Tuo, no? Quindi mi ha fatto molto piacere vedere che ha giocato veramente alla pari con la Juventus, che ha fatto entrare Dybala e Cuadrado, che teneva in panchina. Ti informo là che hai segnato un gol per la squadra di Cecchi, caro Moreno. Roberto, vuoi andare in contropiede, reagire? No, ma io l'ho detto prima, secondo me oggi la Fiorentina partiva alla pari. È Stefano che diceva che giocava contro una squadra che era ultra favorita. Io dico solamente che, secondo il mio parere, con la posizione in campo di Coné abbiamo perso un piccolo vantaggio, tutto lì. Questo è quello che ho detto. Ma veramente, io la voglia di farsi di male, cioè a Firenze è incredibile. Allora, Roggi ha giocato al calcio o no? Sì. Ha visto la stessa partita che ho visto io. Una Fiorentina che è stata in campo con una squadra che è più forte è stata in campo alla pari. E la mossa di Nonè può essere discutibile quanto si vuole. È stata una mossa, un allenatore che ha cercato di un'intuizione, un'idea per scardinare quella che era una squadra difensiva. Per me è stata un'intuizione sbagliata. E alla fine della partita noi perdiamo per un errore singolo di un portiere. Quindi che colpe dà, italiano? Può essere discutibile la scelta di Coné, ma non è quello il cuore di stasera. Questa squadra anche stasera ha giocato alla pari con una squadra che lei è molto più forte e merita soltanto applausi. Ma non in questo e fare un momento. Processo italiano, secondo me, è un masochismo, anzi è un tafazzismo. Lo conosce Tafazzi? No. Da quelle parti là Tafazzi. Moreno, conosci la città, l'ambiente? Questa è una sconfitta che lascia il segno, al di là delle attenuanti che dicevamo, che hai detto anche tu, per come è andata la gara? Ma come sempre, perdere come con la Juve, stasera, come vedi, diciamo, la stessa partita, che comunque si vede all'incirca la stessa maniera, però diciamo ci sono quelli un pochino più buonisti che non vanno a cercare le cause effettive, ma vedono nella globalità la squadra che si è battuta bene contro la Juventus, e chi come quelli, come Roberto, che ce ne saranno, che vedono che la squadra si è battuta bene, ma vanno anche a cercare il perché, dove si poteva migliorare. Lui ha individuato la posizione di Coné, che messo in una certa posizione forse non ha reso al 100%, e quindi lui da tecnico qual è lo sottolinea, ma io credo che fondamentalmente stasera si possa dire tutti di essere orgogliosi di questa squadra, che ha giocato veramente bene con una grande Juventus, perché quella di stasera è una grande Juventus. Vuoi aggiungere, Roberto? Una grande Juventus, perché difendeva l'unico obiettivo che gli è rimasto. Certo, la Juventus ha fatto il suo. Io sono d'accordo su quello che dice Moreno. Io ho detto anch'io che secondo me la Fiorentina ha giocato una buona partita, anche perché secondo me in questo momento qui, come forma del campionato, la Fiorentina sta giocando meglio della Juve, sta facendo risultati meglio della Juve. E perciò credo che forse se giocavamo con un tipo di formazione forse potevamo mettere ancora più in difficoltà. Poi sei sempre con i sei ma. Vi leggo un po' delle tantissime reazioni dei nostri ascoltatori attraverso la casella messaggi. Luciano da Empoli: non mi è sembrato che l'italiano abbia messo in campo una formazione equilibrata, troppi esperimenti per sembrare che si credesse davvero all'impresa. Sul primo gol Dragoschi sbaglia l'uscita, ma se Biraghi lascia passare la palla va fuori non succede nulla. C'è chi come Igor aggiunge: Stefano, la partita dell'anno, metti una porta, il portiere di riserva, un centrocampo impresentabile, lo puoi fare con la Salernitana, non in semifinale di Coppa Italia. Anche a questo giro non si vince niente, siamo sempre la squadra del limbo, ci scrive un altro ascoltatore. Riconosciamo che l'italiano ha sbagliato, quindi comunque qua oppure una punta che sta inspiegabilmente sulla linea di porta, avversaria in fase di attacco, vuol dire che non conosce l'ABC dei movimenti da punta, ragazzi. Cabral ha avvisato. Prego, ragazzi. Cioè, io capisco le critiche, per carità, ma c'è una misura anche alle critiche, c'è una misura.
Capral non conosce i movimenti, ha avuto sfortuna lì, va a contrastare la palla alta sul portiere, va in avanti per l'appunto Torreira gli tira addosso e lui è di spalle, cioè c'è anche il destino a volte nel calcio. L'alta rete è generosa, qual è? Il centrocampo è impresentabile. Vi do una notizia: se c'era Castrovilli non giocava con stasera mezzala, È un centrocampo d'emergenza nel quale Italiano ha usato una scelta che il campo gli ha bocciato, perché il campo gli ha bocciata, è vero, ma ha avuto l'intuizione, l'idea di fare una squadra che andasse a provare a vincerla contro una squadra più forte. E la Fiorentina ha avuto comunque nell'arco di 90 minuti l'idea di potersi giocare sempre. Se non, io insisto, quando c'è l'errore individuale non si può dare la colpa all'allenatore. La Fiorentina non ha sofferto la Juventus, anche perché secondo me Quarta e Igor sono state fra i migliori in campo, probabilmente altri vedono la partita diversamente da me, perché vedo alcuni siti danno 5 e mezza a quarta, quindi no, hanno visto io, un'altra partita. Io per me Quarta vediamo anche nelle diversi. Ecco. Come Moreno. Non c'è versi, perché quarta e Igor oltre aveva annullato perché ha fatto gol Bernardeschi e Danilo. Le punte della Juventus non hanno fatto gol, sono state tenute benissimo, ma oltre a quello Quarta è andato in avanti e ha avuto un'occasione bellissima di testa che Perina ha deviato molto bene. Quindi vabbè che ognuno di noi ha la propria, come posto, di visione, ed c'è. È anche molto difficile valutare 22 giocatori, no? Perché quando i giornalisti danno il voto a 22 giocatori, secondo me è proibitivo, perché non puoi, non li vedi bene tutti, e quindi probabilmente questo non ha visto bene quello che ha fatto. No, e tra l'altro comunque Perin ha meno 3 parate, una di alto livello, 2 buone parate, quindi a conferma comunque la Fiorentina in quello si è presentata, ecco, dalle parti del portiere avversario. Moreno, anche da uomo di mercato, con Nico Gonzalez da che parte pende la bilancia secondo te, visto anche un po' quello che si è visto stasera, siamo un po' alle scusa, solite. Ti posso dire a difesa di quello che è, a sottolineare quello che stavi dicendo te, sì. Perino ha fatto 3 o 4 parate molto importanti. Cabral ha fatto quel tiro in aria che si è districato benissimo alla sì. grande, ha avuto anche un'altra buona occasione da gol deviato da Perin. Biraghi ha fatto una punizione che è uscita di un soffio, l'occasione di Torreira subito all'inizio, una girata al volo di Callecon e Sottil ancora deviato da Perin. Cioè le occasioni la Fiorentina le ha avute, torno a ripetere, e poi qui Micheto, ma è entrato Quadrato, Chiellini, Ken e Dybala, che erano in panchina, quindi voglio dire abbiamo giocato contro una grande squadra. Su Nico Gonzalez? Nico Gonzalez per me è uno dei migliori esterni che ci siano in circolazione, okay. E spero che rimanga a lungo a Firenze. Quindi investimento che vale sempre la pena, insomma, va sempre. Assolutamente sì, e varrà ancora di più la pena, perché questo è il primo anno, è l'anno dell'adattamento, e quindi farà sempre meglio per me. Certo, un'ultima domanda, Moreno, poi ti liberiamo. E questa squadra qui può, avendo questa classifica, visto questo rapporto di forza con la Juve, correre ancora, eventualmente sognare qualcosa in chiave Champions, visto anche lo scontro diretto all'ultima giornata? Sì, assolutamente sì, anzi, cioè, voglio dire, potrebbe in qualche maniera psicologicamente agevolare, perché per la Juventus è molto importante difendere questo obiettivo che è la finale di Coppa Italia, quindi io spero che si distragga un po' dal campionato. Vedremo se la Fiorentina saprà approfittarne. Moreno, grazie davvero per essere stato con noi. Buona serata e un saluto. Un caro saluto a tutti. Grazie infinite a Moreno Roggi che ci ha tenuto compagnia. Commento, sentito, può ancora correre per la Champions la Fiorentina, dice Moreno. Lo dice la classifica. Non ti sono molto convinto da questo. No, nel senso, se noi cominciamo a pensare che sia un obiettivo facilmente raggiungibile, no, facciamo lo stesso errore. Ha detto, può ancora Fiorentina, correre per la Champions. L'aritmetica ci dice che è in corsa. Sì. Poi, avendo sopra 2 squadre, diamo per scontato di vincere l'Udinese, avendo sopra 2 squadre è una cosa difficilissima, cioè se la Fiorentina facesse quell'impresa sarebbe una cosa clamorosa. Beh, anche perché il calendario, una squadra che parte per salvarsi e arriva in Champions, più di così che deve fare? Il calendario ci racconta che è difficilissimo.
Noi abbiamo tutte partite difficili. Sì, ora è Salernitana. Anche la Salernitana è diventata difficile dopo oggi, dopo stasera. Perché la Salernitana è vincere con l'Udinese, è che è lì che vede la salvezza. Ora è Salernitana, recupero con l'Udinese e Milan. E poi c'è Milan, la Roma e la Juventus. Insomma. No, Sampdoria. Cioè, sì, Sampdoria. Vabbè, la quale Sampdoria, secondo me, è giocherà la penultima, se non sbaglio. Ho il sospetto che sia anche lei con l'acqua alla gola, perché Sampdoria, Sampdoria Verona, rischia tanto. Verona in questo fine settimana, il derby la prossima. Sampdoria rischia tantissimo, Serie B. Allora, avete abbastanza già affilato le vostre armi, quindi siete pronti per combattere intorno alle pagelle del nostro Gabriele Taverni, redazione di Toscana TV. Gabriele, a tutto ciao fai, Gabriele, buonasera. Ti abbiamo dato un po' più di tempo per poterti proteggere dai nostri galbiati e ciechi. Ben trovato, ciao, dici subito la buonasera a tutti i nostri amici a casa. Esatto, ciao ciao. Dici subito che cosa hai visto allora per quanto riguarda portiere e difesa, e intanto cominciamo a vederle anche in grafica, ovviamente, le tue valutazioni. 5 a Dragoschi, 5 e mezzo a Venuti, 6 a Quarta, 6 a Igor, 5 e mezzo a Biraghi. Prego Gabriele. Allora Andrea, io parto un po' dal concetto che ho seguito, insomma, che è quello che dicevate prima, e ovviamente ho tenuto un po' conto dei giudizi, di alcuni giudizi anche dell'avversario che comunque aveva di fronte la Fiorentina. Devo ammettere che sono un po' più del partito di Stefano Cecchi che di quello di Roberto Galbiati, perché comunque non mi chiamare più per il telegiornale, allora ti sei appena bruciato un ospite per le future non mi chiamare più per il telegiornale prego vai pure Gabriele. Allora parto da Dragoschi, perché comunque ovviamente influisce molto Andrea il giudizio su l'uscita sul gol ovviamente dell'1-0 di Bernardeschi. Probabilmente c'è stato un percepito male dove poteva essere a livello di posizionamento, e questo purtroppo accade anche a chi non gioca, perché comunque lo ricordiamo, ovviamente Dragoschi non calcava un campo da molto tempo ormai, quindi questo ha influito molto sul suo giudizio, ecco. Questo per il giro di pareri intorno a portiere e difesa. Secondo me Stefano stai per spostare qualcosina, almeno no, nel voto di Quarta. Concordo sostanzialmente con tutto, perché Dragoschi è vero, non può prendere più di 5, anche se prima dell'errore era stato il migliore. Ma bravo, esatto. bravo, però quell'errore gli costa. E anche Biraghi, che ha giocato una buona partita Biraghi, però quell'errore le costa. Io darei mezzo punto più a Quarta, perché secondo me Quarta se la gioca anche brava, perché è stata il migliore in campo. Vedo che su tanti siti i voti di Quarta sono bassissimi, perché imputano a Quarta l'errore sul gol di Quadrato. Professore della difesa? No, io purtroppo sono d'accordo con Stefano. Però dobbiamo ricordare che Dragoschi, buon portiere nella porta, però portiere insufficiente coi piedi e nelle uscite. Sì, ha sempre avuto questo 50-50 problema. 50-50 stasera, perché l'uscita, quella su Vlahovic, è un'ottima uscita. No, io dico quelle alte. Esatto, sì, però lui rimane in piedi su Vlahovic, è bravo lì. Ma io dico nelle palle alte, quando si parla di uscite, per noi tecnici, le uscite sì, e contiamo presa, su quelle alte. Diciamo, ecco. Noi invece lui ha sempre avuto dei grossi problemi nelle uscite alte, quelle basse, le uscite no? Sono, si va al bar a Monte, esatto, sì, esatto. Però lì dà proprio l'idea di uscire veramente la classica uscita a vuoto, perché comunque poi casca però, un po' su Vlahovic. Però se guardiamo, lui esce, perché se ci fai caso c'è Vlahovic che è da solo, sì, ho capito, è però senza avversario lì, forse lui ha voluto andare a provare a se portiere esce la figlia. No, ma io non dico che non ha colpa. E gli era andata bene in realtà, stato perché la palla scavalca tutti. Io sono stato il primo a dire senza Biraghi non c'era nessuno a rimetterla dentro, se Biraghi non si impappina nel disimpegno. Però fai conto che c'era Vlahovic, Dragoschi, poi mi pare di qua c'era De Sciglio, forse non mi ricordo chi c'era. Prima. E c'era Biraghi. Se Biraghi si abbassa, la palla va dietro. Scivola sul fondo e festa. Comunque concordo che voti io. Bene così, quindi promosso il primo round, avanti Gabriele con centrocampo e quello che hai visto negli uomini in mezzo al campo per quelle che sono le pagelle post Juve-Fiorentina 2-0, eccoli qua, 5 a Riconè, uomo direi più discusso, 6 a Torreira, 5 non e mezzo per colpa sua. 5 e mezzo a Duncan, prego, infatti sì. Dopo la vera battaglia sarà sul voto d'italiano, prego Gabriele. No, su Torreira ovviamente Andrea per me è stato quello che meritava più una sufficienza piena, ovviamente sfortunatissimo sulla prima conclusione, che chissà insomma come sarebbe andata a finire, anche se non ci fosse stato sfortunatamente per la Fiorentina Cabral in mezzo. Ha giocato 45 minuti alla Torreira, perché comunque
è stato veramente una spanna sopra gli altri in mediana, comunque sia in fase di interdizione sia a livello offensivo, perché comunque si era anche riproposto poi dopo intorno al ventesimo della prima frazione di gara su un filtrante di Cabral, dove è stato anticipato dalla retroguardia della Juventus. Quindi Torreira veramente, forse addirittura avrebbe meritato anche un 6 più per certi aspetti. Ovviamente Duncan 5 e mezzo, perché comunque quasi senza infamia e senza lode. Per Iconè c'è da fare un ragionamento ampio, perché qua pendo dalla parte di Roberto Galbiati, invece, perché il voto non può che essere quello, però la colpa non è sostanzialmente, non è molto sua. Effettivamente è stato schierato in un ruolo che non addirittura io credo che il 95% dei tifosi della Fiorentina che hanno visto le formazioni ufficiali pensavano che Saponara giocasse da mezzale, sì. Con i più avanti, quindi è stata veramente una sorpresa. La prestazione è negativa, ovviamente non per colpa interamente sua. Stefano? Allora, io ve l'ho già detto, non è sul ruolo, capisco le vostre critiche, ma Iconè stasera ha giocato malissimo a prescindere dal ruolo. Quindi 5 non ha retto una palla, è alto 5. Ah! Iconè oggi merita 4 okay. E mezza, non ha retto una palla, peggiore, non ha mai fatto l'uomo. Peggiore è inutile, lo giustifica perché giocava anche il ruolo. Ho capito, ma in Serie A, poi quando Venuti giocò stopper col Milan, prese 7. Ma è venuto uno stopper. In Serie A tu puoi essere limitato, ma non puoi fare. Come dico stasera, non ha retto una palla. Ma non posso. Secondo lei il calcio moderno lo sposti 10 metri e tutto è concesso. No, puoi sbagliare quello. Tutto e sei perdonato. Ma Venuti è un difensore da esterno a centrale. È più avvantaggiato che da un esterno d'attacco. Forchetta, le ricordo che Iconè a Lione giocava anche a Lilla. Giocava anche mezzala, già trequartista, sì. Come no? Come Mezzala no? Come giocato oggi? Mai. No, a tre no, mai. Mai. No, però, quindi, se non è 5, 4 e mezzo, nel senso, però, no, sempre posso sufficiente. Io gli devo dare 5 perché ha giocato male, ma non posso dargli 4 perché ha giocato male, perché non è anche colpa sua. Ok, per la questione della posizione. Cioè, è come se io faccio, allora, fai giocare quarto e vai a farlo giocare centravanti. La stessa cosa. Sì, sì, questo è così. Su Duncan invece 5 e mezzo, abbiamo detto, insomma, senza, sì, non ha giocato bene. Intermedia, Torreira, solita garanzia. Anche perché giocando a metà campo, in un centrocampo, ci sono dei movimenti che lui non sa neanche cosa sono. Cioè, non glieli puoi far fare i movimenti in un giorno. Abbiamo giocato quando? Domenica? Sabato? Sì. No, poi ti ripeto, su Iconè mi colpisce che il fatto che fosse un giocatore che per un mese abbiamo aspettato perché c'era, l'italiano stesso diceva, da fare un determinato lavoro, eccetera. Quindi, insomma, una gara questa sera. Ha provato, ha rischiato, ma non è andata male, ma c'era un perché in queste idee. Ha ragione quello che c'era una luce. Se lo rischi domenica con la Salernitana, invece che stasera... Ha ragione perché... Non provare se mette Danca e Malè. No, io metto Amrabat, Torreira, ecco, perché tanto Torreira. Quindi lei spostava Torreira a mezzala, cioè Torreira è il più forte regista d'Italia, lo metteva a mezzala. Che è il più forte regista d'Italia? È il più forte regista d'Italia insieme a Brozovic, Torreira in questo momento. E lo metteva a mezzala così. Sì. Sa qual è il fatto? Lei non la controprova, lei può dire quello che vuole, anche io posso dire, io avrei messo Torreira Terzino, e chi mi smentisce? Non c'è campo. Hai capito? Questa volta è facile. Ma purtroppo nel calcio l'italiano ha avuto il coraggio. Posso dire, ci sono anche gli italiani che ha avuto il coraggio di avere un'idea, un'intuizione. Ma no. Gli è andata male, non crocifiggiamo. Ascolta, questa qui è una cosa illogica. Nel calcio è astratto il gioco del calcio, però alcune cose sono logiche. Se tu vai contro certe logiche, poi vai a finire a certe situazioni. Non c'è niente da fare. Cioè, un allenatore può anche avere intuizioni che dici te, ma se sono intuizioni tanto per fare intuizioni, ma posso dire te, ma io questa intuizione ti la faccio gli ultimi 20 minuti della partita. Galbiati, se c'aveva Bonaventura e Castrovilli, Iconè non giocava lì, ma questa è stata una soluzione d'emergenza. Se c'aveva i capelli ero capellone. Ho capito, allora valuti questo, è stata una soluzione d'emergenza che ha sbagliato, ma c'era un perché, c'era una logica, ma questo è il tentativo di... Ma come? No, dico, le assenze erano a priori, quello si sapeva, però... La cosa che sono abbastanza d'accordo è se sei una partita in cui ci sta che tu debba giocarti tutto per tutto, più che giocartela dall'inizio. E con chi te lo sono arrabbiato tutto per tutto? Parti! Vabbè, ragazzi, è chiaro, ha perso. Scusa. Qualunque soluzione alternativa ha ragione. Ma posso se dire, io ora facevo giocare il ragazzo bianco, ho ragione anch'io. Posso dire? Perché... Ora, io non sono. Sono qui, sono un ex allenatore, ho fatto quello che potevo. Però posso dire, io, personalmente, io avrei giocato una partita
di un certo livello, ascolto, io avrei già personalmente, io ti dico la mia pensa, ho un certo livello. Poi, se sono solo a 0-0 a 20 minuti della fine, rischio. Calbiasi, ma non posso rischiare così dall'inizio. È un punto di vista legittimo. La normalità del calcio è quella. Perché io amo italiano? Perché mi stupisce. Perché tenta di correggere. Tenta di correggere la debolezza con l'idea, con la fascinazione. Poi la sbaglia. Sì, l'ha sbagliata stasera. Ma merita applauso perché se gioca a Rabat si perde lo stesso. L'errore di Dragoschi, ma chi te lo dice? Ma chi te lo dice? In questo modo, allora dico io, giocavo con Bianco centrale, vincevo, chi glielo dice? Via. È lo stesso discorso che fai te, scusa. Ma no, tra un attimo io non sono un allenatore di calcio. Si vede. Tra un attimo, non mi faccio di cattiveria. Sono... Si vede. Allora potete dire, perché lei è qui lì? No, te l'ho detto prima. Ho capito, allora bisogna avere una misura nelle cose. Allora l'Italia ha sbagliato, sì, ma non crocifiggiamolo, ma non lo sta configgendo nessuno, sta solamente dicendo che ha sbagliato. Vado a leggere. Siamo arrivati infatti alla pagella d'italiano. Piccolo stop e torniamo. Attaccanti e voto al tecnico Viola, che si preannuncia di difficile conciliazione nello studio. Torniamo subito. Sfide. Sono quelle di ogni giorno. Vivile con Sustenium Plus e il suo speciale mix di vitamine e complesso di aminoacidi. E dopo i 50 anni, scopri il nuovo Sustenium Plus 50 più con la sua formula specifica a base di vitamine e complesso antiossidante Actiful. Per sostenere la tua voglia di energia. Sustenium Plus e Sustenium Plus 50 più. Dai energia alla tua energia. È Menarini. Sostituire il tuo vecchio climatizzatore? Oppure hai bisogno di una nuova installazione? O forse più semplicemente vorresti igienizzare il tuo impianto e non sai a chi rivolgerti? CEC System offre tutte queste possibilità, vantando un'esperienza pluriennale nel settore. Contattaci e scoprirai il nostro servizio All Inclusive, dall'efficientamento energetico al design ricercato, dal servizio manutentivo all'igienizzazione, passando per gli incentivi e detrazioni fiscali. Insomma, la nostra professionalità al servizio della vostra estate. Ambulatori della Misericordia è un'impresa sociale che svolge attività sanitaria da oltre 40 anni. È accreditata e autorizzata presso la Regione Toscana. Grazie a medici altamente specializzati e strumentazione di ultima generazione, i reparti di diagnostica per immagini, medicina specialistica e laboratorio di analisi erogano prestazioni di elevata qualità a costi sociali. Visita il sito internet dell'azienda e le pagine social oppure contattaci al numero 055 89 411. Io
Rush finale del nostro racconto di Juventus e Fiorentina, o meglio del nostro commento ai noi di quello che è stato un match che esclude i viola dalla Coppa Italia. Si ferma in semifinale questa avventura che vedrà Juventus e Inter giocarsi il trofeo a Roma l'11 di maggio nell'ultimo atto. 2-0 con il gol di Bernardeschi e quello di Danilo nel finale. Abbiamo ripercorso le scelte di formazione e una discussione ampiamente in corso su quanto e come attribuire un po' di responsabilità di questo KO. Siamo arrivati alla pagella della nostra redazione con Gabriele Taverni all'attacco. Gonzales, Cabrales, Saponara, i tre in partenza. 6 a Gonzales, Stefano Cecchi. 6 a Nico Gonzales. 5 e mezzo a Cabral, 5 e mezzo a Saponara. Gabriele. Ma allora, so che ora Andrea accenderò le mince di Stefano. No, l'ho già accesa. L'ho già accesa, l'ho già accesa. Lo so già. Allora, io parto dall'argentino. Vai. A mio modo di vedere è stato quello dei tre davanti che ha sbagliato un po' meno, sia a livello di passaggi, sì, insomma, è quello che comunque ha provato un po' di più e ha sbagliato meno in fase di appoggio e comunque in fase di costruzione. Ecco, questo è vero che comunque ha rischiato pochissimo anche lui, ma un po' nessuno, ecco, ha rischiato poco, come chiedeva un po' Italiano. Quindi questo è per quanto riguarda Nico Gonzalez. Per quanto riguarda Cabral, io sinceramente mi aspetto un po' da un centravanti che stia qualche metro più avanti. Ecco, lui secondo me, dal mio modo di vedere ovviamente, spesso e volentieri veniva un po' troppo incontro, quando invece forse sarebbe servito un po' di più allungarla la Juventus. Saponara, non so, forse meritava anche qualcosa meno, perché comunque è stato abbastanza fumoso, non ha quasi mai combinato niente di buono, ovviamente è venuto incontro a legare il gioco come sempre fa, però probabilmente una delle peggiori partite di Riccardo Saponara in questa stagione. Madonna mia. Stefano, tra l'altro devi sapere, Gabriele, che la tua non colpa è il fatto che nel periodo non collegato sono arrivate anche pagelle delle altre redazioni, diciamo, con cui Cecchi non era comunque d'accordo. No, questo ha aggravato il suo umore della serata. Prego. Gabriele, Stefano, io le voglio molto bene, quindi non mi ascolti ciò che sto per dire, perché sicuramente sbaglio io, perché sono un vecchio rincoglionito, lo posso dire. Io non condivido assolutamente niente. Nel io senso, condivido sul rincoglionito. Lì, purtroppo non posso, lì non posso dare torto. Allora, per me Gonzales è il peggiore. Non ha mai saltato l'uomo. No, io Gonzales darei 5. Saponara a me non è dispiaciuto, nel senso che darei un 6 meno, ma io un 6 glielo darei, perché è comunque robettina, sì, insomma. Però non condivido proprio su Cabral, che per me si gioca un quarta il ruolo migliore in campo. Cioè Cabral merita 6 e mezzo stasera. Noi ci siamo fatti, noi, molti si fanno ingannare dal fatto che respinge sulla porta il tiro di Torreira, ma è involontario, non è un fatto tecnico, non è che, cioè, è lì poi. No, Stefano, quello nel mio giudizio non ha influito, Ah, non ha influito? Allora, Cabral stasera fa sportellate da solo con la difesa. Io volevo solamente dire, non è mai accompagnato da a nessuno. Stefano, che Cabral non giocava in coppia dietro con quarta, giocava davanti. Ho capito, ma una partita in cui va a fare sportate spesso, Cabral è uscito vincitore da duelle, ha fatto. Cioè, per me Cabral merita 6 e mezzo. Però lo capisco, Gabriele, perché ha. Quindi posso è disposto dire a trattare, allora, mentre eravamo in pausa, ho visto le pagelle di Canale 5. Sì. Ragazzi, io capisco tutto. No, io capisco che giustamente Mediaset ha interesse che la Juventus vada in finale all'Inter. Allora, questo c'entrano le pagelle. Non puoi dire queste cose. Bernardeschi 7 e mezzo a Vlahovic, 5 a Cabrale e 3 a Dragoschi. Ragazzi, ma di che si fa? Cioè, fatelo fare a me il tifoso. Fatelo fare a me. Te l'avevo detto, Gabriele, pagavi colpe non tue. Prego, Roberto. No, io su Gonzalez sono d'accordo con Stefano, non ha giocato bene oggi. Cabrali non diamo sufficiente sicuramente. No, dai. Saponara 6 non se lo merita. Gli diamo 6 a Cabral per far contento Stefano. Per farlo dormire, Stefano. Allora, se lui da 6 a Cabral, dentro di sé è un 7. Eccoci. Se lo merita 6 a Cabral. Via, beh, degli attaccanti è stato il migliore. Abbiamo poi schermata successiva. Il momento della verità. 5 e mezzo a Italiano, secondo Gabriele Taverni. Prego. Ci sta. No, allora io, Andrea, parto ovviamente
dalle scelte iniziali, soprattutto ovviamente quella di Jonathan Ikoné in quella posizione, perché ripeto, per come l'avrei vista io, per me avrebbe giocato Saponara. Do una via di mezzo tra Stefano e Roberto in questo caso, ovvero non sarei partito con Amrabat, perché comunque anch'io sarei partito un po' più spavaldo, diciamo, perché comunque le reti che la Fiorentina doveva segnare erano due, non una, e quindi comunque parti con un bel handicap. Poteva andare anche ai rigori, ricordatevelo. Una bastava per sopravvivere, diciamo, intanto allungare la partita, e non era poco. Tra l'altro vi ricordo che la Juventus in mezzo al campo comunque giocava con Zaccaria e un difensore centrale. Non che c'era un costruttore di gioco a metà campo. Prego Gabriele, scusa. E ovviamente ho cercato di essere, tra virgolette, diciamo, un po' più largo, perché l'avversario era di un certo livello nonostante le tante assenze, perché insomma ricordiamo che in queste partite qua conta tantissimo l'esperienza, conta tantissimo, ovviamente la Juventus ne ha da vendere, la Fiorentina no. La Fiorentina è stata colpita dall'assenza di Milenkovic, nonostante Quarta non lo abbia certo, lo ha sostituito benissimo, insomma, sotto tanti punti di vista, però comunque credo allo stesso tempo che Italiano ci abbia messo del suo per far sì che questa Fiorentina poteva essere, insomma, in gara fino in fondo. Quindi credo che la grinta, quell'alchimia che ha creato Italiano con questo gruppo, sia veramente stato anche il plus in una partita piena di difficoltà dove la Fiorentina non è riuscita a sfondare il muro bianconero. Ok, Roberto? Io non sono d'accordo con Gabriele, perché le partite, cioè è vero, ma si può andare anche ai rigori e vincere ai rigori, cioè non è che devi per forza fare due gol subito e vincere da quei due, cioè l'importante era andare sull'1-1 complessivo, poi vedere come andava. Perciò io ho anche tutta questa voglia di avere questa squadra così in fase anteriore subito. Io posso dirvi la verità, io se andavo sullo 0-0 anche alla fine del primo tempo, la Juve sicuramente aveva ancora più timore di questa Fiorentina. Ti faccio una domanda, Roberto, però tu credi che questa squadra sarebbe stata capace di contenere? Perché comunque la Fiorentina è sempre stata abituata non è che la Juve attacchi a testa bassa. Attenzione, quando vuol dire una squadra cercare di vincere, non devi per forza giocare con sette attaccanti per vincere. Tante volte si vince anche con un attaccante solo. Cioè, voi con l'idea che devi per forza andare a vincere, non è perché devi far giocare Ikoné o Gonzalez, Cabral e Saponara e poi ci mettiamo anche sotto tutti assieme, allora si vince. Non è così il gioco, Il gioco è un altro, Sono d'accordo. Il gioco è un altro. Cioè, tante volte si può aspettare e vincere anche con una punta sola, ragazzi. Cioè, non mettiamo in testa che per vincere dobbiamo avere più attaccanti. Scusi, con quante punte ha giocato la Fiorentina stasera? Di ruolo, vero? Una. Centravanti? Una. Ovviamente. Vabbè, una. Lui gioca sempre con una punta, allora, ma gioca con due esterni offensivi. Perché? No? Perché in base a quella filosofia, Italiano sa benissimo che non si vince mettendo 47 punti. Ma ne ha messe 4 oggi. Ma dove ha messo 4? Ne ha messe 2 alla fine. Il centravanti, gli attaccanti esterni, più Ikoné a centrocampo. Ah, cioè, Saponara è una punta? Ora Saponara è la punta? Allora, giocatore offensivo. Ho capito, ma non è la punta. È una trequartista, ma non è la punta. Vabbè, ma ragazzi, allora, ma la Fiorentina. Facciamo così per capire male. La punta non ha mai giocato con. Io bisogna fare disegni alle. No, non è che ha giocato. Allora mi metto la lavagnetta, fa 6 segni. Italiano prova a vincere. Facciamo così. Con 4 attaccanti, non con 4 punte, con 4 attaccanti che possono essere sia esterni. 4 giocatori d'attacco, ecco, così lo capisci. Va bene? Ora provo a spiegare. Ciao la vagnetta, faccio disegni. Italiano. Aspetta, Gabriele. Italiano non è l'uomo dell'assalto che lo stopper diventa centravanti, non è quella roba là. È un signore, proprio come dice lei, cerca di vincere partite prendendo il possesso della partita. E lo sta facendo da inizio campionato con una rosa che è più debole di tante squadre, è più debole del Milan, eppure quella differenza spesso non si è vista, ma a Napoli perché? Perché la Fiorentina è corale,
È quello che dice lei. È la squadra che arriva in porta con 18 giocatori. No, non ci riusciamo a capire. No, non ci riesce. Lei va in difficoltà perché lei, non so perché, è come se avesse un pregiudizio contro Italiano. Italiano, secondo me, è l'uomo che ha consentito alla Fiorentina di essere dov'è. E bisogna, secondo me, quando lo si irrita, avere più misura. Perché voi, secondo me, sai che cosa sbaglio? Che voto di dare a Italiano, quindi? Io ne ho 5 oggi. Perché 5? Perché secondo me ha sbattuto la formazione. Secondo, allora, anche lì, da 5, la formazione sbagliata è Iconè. Iconè gli dà 5 lei. E la Fiorentina sta in partita, è in contraddizione con se stesso. Se lei dà 5 Italiano deve dare 3 a Iconè, perché vuol dire che ha sbagliato la mossa. Si è detto che Iconè gioca male perdonato. Anche perché è fuori posizione. La Fiorentina se la fa una buona partita, non fa una partita straordinaria, fa una buona partita con una squadra d'emergenza. Con la squadra d'emergenza, scusa, il squadra secondo tempo la Fiorentina ha un centrocampo che è improponibile. Ma scusa, ma perché il centrocampo della Juve è proponibile? Ma è sempre meglio 40 volte del nostro. La Juventus, quando fa i campi, mette Cuadrado e mette Dybala. Ma mette a campo, non mette nessuno. Perché non c'è la Juventus è più forte la Fiorentina. Però scusa, la se lei parte da non sottovalutare in tutta la riflessione, insomma, è giusta che hai fatto. È questa sera non è una partita come le altre, per il, al di là della Juventus, per il fatto che è una partita secca, eliminazione diretta. Quindi l'atteggiamento ha provato a vincerla, insisto, il gol l'ha preso su un errore del portiere. La Juventus non ci ha schiacciato, Casaride non ci ha schiacciato, non l'abbiamo subito. La Fiorentina va in svantaggio per un errore del portiere, e se, io insisto, poi sono gli episodi che cambiano le partite, se al quarto minuto quella palla tornerà dentro, raccontavamo tutto altro. E se, come no, perché l'episodio, scusa, perché il calcio, scusa, si racconta allora, attraverso episodi, se, e allora se gol, ci vuole se, più misura, se Torreira fa gol, se, esatto. Allora, se, che colpa c'hai, se Dragoschi non fa l'errore, e se andiamo avanti anche così, anche lei se giocava davanti alla media, via ragazzi. Gabriele, volevi aggiungere, prego. No, Andrea, io volevo aggiungere un'altra cosa sul giudizio di Italiano. Probabilmente avrei messo prima Piontek. Avrei messo prima, forse 10 minuti prima, perché comunque c'era. Che cambiava, ragazzi. Piontek. Della partita, la Fiorentina, secondo me, poteva arrivare alla rete solamente Piontek, con Piontek. Piontek è un giocatore che serve quando sei in area. La Fiorentina da ultimo non ci arrivava in aria. Perché? Beh, perché volevo dire se devi segnare più che mettere attaccanti, che cosa devi fare? Non è che no, allora io questo ragionavo aggrabbiati. Per attaccare non è che devi mettere più attaccanti, ma è un gioco. Non la Fiorentina ha provato a correggere i primi 20 minuti per riaprire la partita. L'unica cosa che puoi fare è correggere. Io volevo dire una cosa, io quello che sta sbagliando Stefano, io non ho pregiudizi contro l'allenatore, perché io se l'allenatore fa bene dico che fa bene. Ma se secondo me oggi ha sbagliato, devo dire che non è un pregiudizio, è un'idea, che poi io sia qui dietro la scrivania qui e non sono in campo, è un altro discorso questo. Vi aggiungo un elemento, quello che ha appena detto Italiano, l'obiettivo era quello di tenere viva la partita fino all'ultimo senza subire gol, quindi l'opposto della formazione. Esatto. La formazione è dobbiamo segnare subito. Nel dopogara lui dice così, sull'1-0 avevamo palla noi, da solo. Ha si forzato un po' Iconè. Come no? Quanto hai subito? Ha ragione lui, quanto hai subito? Ma abbiamo preso un gol. Ha preso un gol sul del portiere. Vabbè, allora. Se no, dice, sai, subisco. Allora, posso dirti che i gol, la maggior parte, allora, il 60% dei gol o il 70% dei gol è sempre per, viene sempre per un errore di qualcuno, di un difensore, di un portiere. Quasi mai il 30%, massimo 40% è per la bravura dei giocatori. Il gol che fa la Juventus, il secondo è per la bravura di Cuadrado. Vabbè, secondo me, Lui dice, abbiamo fatto il possibile, lui è italiano, ovviamente, e abbiamo forzato un po' troppi palloni nel primo tempo, lì mi sono arrabbiato, non abbiamo mai trovato il guizzo, il varco giusto, non era semplice contro la Juve. Quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, ma ripeto, era difficile fin dall'inizio. Ti aggiungo, Stefano, una partita d'andata, la Juventus, direi, criticata in maniera unanime, porta a casa un gol fortunoso, una vittoria fortunosa in una formazione strapiena di assenze, giusto? Sì. Dico, però, non mi sembra che nessuno abbia detto, però vince comunque nonostante faccia giocare un Primavera, tra l'altro, all'epoca, sulla fascia. Sì, io insisto, la partita d'andata è talmente atipica che è difficile giudicarla, perché sul campo la Fiorentina fa la partita. Risponde quello che dice lui. Cioè, dà ragione a me, sono alla fine gli episodi, sono gli episodi che determinano il giudizio, sono gli episodi che determinano il giudizio di tutti noi. Voglio ribellarmi a questa logica, voglio provare a ribellarmi, perché la partita d'andata la Fiorentina fa un partitone. Perché vince? Perché il calcio è perfido. Cosa? Contro una squadra con un Primavera in campo. Sì, allora. Infatti gioca male la Juventus, non gioca bene.
La Juventus mi va a dominarla a Firenze? No, subisce. Quello sicuramente no. Certo. Non posso andare. Però l'episodio, quante volte io vedo partite in cui il singolo episodio non cambia il voto soltanto del singolo giocatore, ma cambia il voto di tutti. Se quella palla di Torreira entra dentro, raccontiamo di altro. Raccontiamo però, di altro, perché il calcio è questo. Però questa è la storia una del scienza, calcio. Ma non è una scienza infusa, non me lo spiegate come scientifico il calcio. Il calcio è uno sport. Perché affascino? Il gioco perché del affascino? Calcio perché è astratto, illogico, ma ha alcune perché logiche che non vanno fuori dalla nel logica. Ciclismo, al 95% chi vince è più forte. Nello sci, chi va giù in discesa libera è quello più veloce. Perché nel calcio il 95% no. Nel calcio conta tanto l'episodio, la fortuna, il momento, conta se tanto le cose gli stessi che non a caso, è lo sport che affascina più. Perché? Perché è inspiegabile. Perché questa cosa non lo volete scientificare il calcio. Il calcio è di tutti, è semplice. Come mai la Juve ha vinto per 9 anni di seguito la Juve? Perché ha vinto la Juve sempre per 9 anni? Perché è più forte. Allora dici te. Perché, appunto, ma io, siccome parto di questo concetto, applaudo la Fiorentina che ha provato a vincere con la più forte, con l'idea, con la bravura, col gioco. Perché sulla carta la Juventus, la Fiorentina vince 90 volte su 100, perché è più forte, perché è più ricca, perché ha più soldi. È normale, il calcio è semplice, non è una scienza astratta. Gabriele, prima di salutarti, avevamo anche qualche valutazione su chi è subentrato, c'è da segnalare qualcosa? Ci vuoi? Sì, esatto, ora li riprendo un attimo. Sì, Amrabat 5,5, Sottil 5, avevo dato ovviamente senza voce Callione e Piontek. Probabilmente da Sottil mi sarei aspettato un po' di più, Andrea effettivamente. Che Piontek qua gioca veramente 10 minuti. Sottil, Sottil. Doveva dare un po' più di energia, ecco, alla esatto, Sottil, come si può dire? No. Elettro. No. Il programma piatto. Ha fatto, si ricorda, fece due o tre partite in cui sembrava un giocatore. Dal gol di Cagliari in poi. E poi tutte le volte lo mette. È questo Sottil. Mentre la Rabat per me non ha giocato male stasera. Anzi, io lo sai. Io l'avrei fatto giocare da titolare. Ma quando ha giocato in senso lo merita la Rabat stasera. Gabriele Taverni, grazie davvero per essere stato con noi, soprattutto per averci chiaramente raccontato nei singoli il match Juventus-Fiorentina. Buon lavoro e a presto. Grazie a voi. Grazie Gabriele Taverni, lo ritroveremo a commento sempre delle partite della Fiorentina su Toscana TV nell'appuntamento di A Tutto Gol, che tornerà domenica ovviamente per raccontarvi durante e passo passo l'accadimento di Fiorentina-Salernitana, anzi Salernitana-Fiorentina. Abbiamo cominciato dicendo che quello sarà una riprova già ardua, perché comunque quando si torna in campo dopo un K.O. con la Juve a Firenze non è mai la stessa cosa. A maggior ragione, mi dicevi Roberto, per quella che è la Salernitana vista oggi o comunque che viene da due vittorie di fila. Vista nell'ultimo, da quando è arrivato Nicola, diciamoci la verità, la Salernitana da quando è arrivato Nicola è cambiata. Non è più quella squadra effervescente. Anche il mercato di gennaio. Certo. Sì, però prima che venisse Nicola il mercato di gennaio era già stato fatto, però i risultati erano sempre gli stessi. Probabilmente Nicola, abituato a certe situazioni, è riuscito a incanalare la squadra sotto alcune situazioni ben definite. E che l'hanno rianimato. Nicola fece un'impresa, è passata osservata, ma è clamorosa. A Crotone era peggio. Comunque voglio dirti una cosa, ad esempio... Gioca fare il Giro d'Italia, amici, a questa volta. La Salernitana oggi ha vinto al... Al 92esimo. 94esimo. Poteva farlo anche la Fiorentina, Senti, non abbiamo tempo per aprire questo capitolo. Però, siccome sarà così, ha sempre ragione. L'altra riprova, in questo Stefano, modo ha sempre l'altra ragione. Riprova, Stefano, è che andiamo incontro al cosiddetto ciclo di partita ogni tre giorni. Che questa stagione è una rarità, ovviamente, perché chiaramente questa non è una squadra che gioca le coppe. Però gioca oggi, gioca domenica, rigioca mercoledì, rigioca il weekend successivo. Al netto che tutto dipenderà da sapere come sta Torreira, e Torreira, se sta in piedi, va in campo uguale. Per il resto, si muove, si cambia, si modifica. Quanti, chi, che cosa secondo te? No, io voglio sperare che l'italiano sia bravo a far assorbire la delusione. Perché ci sta. Per l'appunto si va domenica con la squadra che invece oggi ha pompato tanta energia dentro di sé con questa vittoria al 93esimo. Di solito è bravo italiano. 95esimo. Di solito è bravo italiano a rimettere in corsa, a rimettere energia. Ma io credo che questa sia un pochino più difficile. Questa è dura. Infatti, Cosa cambierei? Tornerà Milenkovic sicuramente. La coppia, anche se quarta stasera, ripeto, per me è stato il migliore in campo. Cioè, comunque là dietro, Igor, là dietro spero che Odriozola torni, perché secondo me Odriozola è un giocatore che manca tanto alla Fiorentina. Buonaventura. E spero, il mio spero è Torreira sia da corsa, perché secondo me la Fiorentina con Torreira è una squadra e senza Torreira è un'altra.
quanti ne vanno cambiati quando c'è questo ciclo ogni tre partite? Se non sbaglio, gli allenatori dicono sempre che la più problematica è la terza, no? Per domenica. Quindi, no. Ah sì, se vogliamo già ora, sì no, perché stavo ragionando sul fatto che già anche quelle è già questa qui la terza. Sì, hai ragione, sì. Il problema di italiano è sotto aspetto soprattutto morale, perché questa secondo me pesa, perché sai, qui andavi a giocare una finale, che tanti anni che la Fiorentina non andava, e potevi vincere una coppa che è una vita che la Fiorentina non vince niente. E cosa cambi? Devi guardare un po' il giorno dopo, soprattutto gli infortunati, soprattutto chi può degli infortunati rientrare, anche perché abbiamo parecchi infortunati, e farli entrare tutti assieme in una partita sola diventa difficile, perché sotto l'aspetto fisico non sai se hanno i 90 minuti. Perciò è un po' problematica la formazione. Poi ripeto, vedere chi sta bene e chi non sta male, però visto che già era uno che ci aveva abituato, sicuramente qualcosa cambia. Esatto, uno già che ci ha abituato a non riproporre mai la stessa formazione, a maggior ragione, insomma, con un quadro del genere. Non credo rivedremo Icone in mezzala, ma lo dico apposta. Io spero di no. Lo dico apposta a ridosso della mezzanotte. Però perché possiamo chiamare italiano che Stefano li vorrebbe rivedere. No, esatto. No, via, non ho detto questo. No, è scherzo, dai. Lo dico infatti apposta a ridosso della mezzanotte, che siamo in chiusura, perché da lì ripartiremo domenica, quando vi diamo appuntamento a 12:15 per avvicinarci proprio a Fiorentina Salernitana. Avremo già in mano le formazioni ufficiali e vivremo come sempre in diretta il match dei Viola, sperando che sia una pronta ripartenza dopo questo stop in Coppa Italia. Grazie davvero a chi ha lavorato con noi. In redazione Fabio Ferri, Gabriele Taverni, Gabriele Calderò, la regia, i ragazzi dietro le telecamere, Roberto Calbiati, buonasera. Buonasera a tutti. Stefano Cecchi, grazie mille, buona serata. Buonanotte a tutti. Buonanotte, esatto, ormai, visto che abbiamo scavallato la mezzanotte, grazie a voi che ci avete tenuto compagnia. Vi aspettiamo domenica dalle 12:15 per vivere su Toscana TV Fiorentina Salernitana. Buona serata.